La paladina di questa operazione è l'unica che si sta sgolando per dire che il problema non va limitato alle periferie italiane, ma che deve essere esteso a tutti gli Stati membri. Noi vogliamo che i costi di queste operazioni riguardino la comunità europea, che tutti devono farsi carico di questi soggetti che scappano da una condizione di non visibilità. Bene, l'unico partito continua ad essere Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, assieme alla Lega, che affrontano questi temi. Siamo gli unici che andiamo sui temi dell'eurocriticismo. Quindi stare a destra significa non aver mai messo in discussione questi temi, così come vigiliamo. Non abbiamo mai messo in discussione i temi relativi alla tutela della dignità della persona e della famiglia tradizionale e naturale. Noi siamo e continueremo sempre ad essere perché la famiglia sia la famiglia tradizionale, la famiglia naturale, che è la cellula fondante della società. Stare a destra significa meritocrazia, stare a destra vuol dire valorizzare una classe dirigente ed una classe burocratica che non si sostituisce alle scelte politiche affossando lo stesso politico, significa valorizzare i dirigenti che ci devono amministrare. Guardate, il politico porta avanti l'indirizzo politico dell'ente amministrato. Ma se non ha la forza di comprendere che l'apparato burocratico è un apparato marcio, è un apparato con scarsi valori etici, è un apparato che non ha competenze professionali, deve avere la capacità di mettere quell'apparato alla porta ed allontanarlo, perché finisce per affossare lo stesso politico. E allora vogliamo parlare di criminalità organizzata. E lo possiamo fare dall'alto della nostra storia politica, personale e familiare. Avremmo voluto in questa campagna elettorale che anche altri candidati dovevano avere il coraggio di venire nelle piazze, e lo faccio io, a dire che l'andrangheta della feccia sociale dalla quale non vogliamo essere votati. E non dovete chiedere voti neanche a coloro i quali si fregiano di stare con due piedi in una staffa e di alimentare una zona grigia. Noi abbiamo chiesto voti ai rappresentanti delle forze dell'ordine, ai rappresentanti istituzionali, pochi voti. Noi diffidiamo da chi prenderà messe di voti, da chi andrà oltre 10.000 voti, perché in una terra come questa noi vogliamo avere il 24 novembre la libertà di poter fare un elenco con le persone alle quali siamo andati a chiedere voti. E allora, se abbiamo davvero questa capacità, io vi invito in queste ultime 48 ore a guardare nella vostra anima, a guardarvi allo specchio il 23 novembre, perché possiate dire: abbiamo avuto la libertà di scegliere il candidato, abbiamo avuto la libertà di condividere un progetto politico. Da altre liste non abbiamo compreso il progetto politico qual è. Abbiamo letto che ci sono ex progetti politici che hanno abbandonato altre logiche ed altri percorsi, ma noi vogliamo parlare di futuro, noi vogliamo comprendere quali sono le scelte politiche future che si intendono fare nell'amministrare la regione Calabria. E allora, siccome ho davanti a me Gianni Alemanno, ministro che ha saputo valorizzare le risorse locali, soprattutto in materia di agroalimentare, sindaco di Roma Capitale, persona che sotto campagna elettorale ha dovuto affrontare un marino bugiardo, un marino che non paga le multe, e siccome sta per arrivare anche Giorgia Meloni, nostra leader indiscussa, e allora io vi chiedo davvero di serrare le fila in queste ultime 48 ore, vi chiedo di attaccarvi al telefono, di andare dalle persone per bene come voi a chiedere i voti, per far sì che questa nostra Calabria cresca davvero, cresca libera, cresca con scelte politiche future. Allora io vi dico: viva Reggio, viva Alleanza Nazionale, viva Fratelli d'Italia. Grazie.
Dopo aver opportunamente abbassato il microfono, tocca a me fare questo saluto. Vedete, noi oggi concludiamo una campagna elettorale che è molto delicata e molto difficile per Reggio e per tutta la Calabria. E io voglio partire da una esperienza che abbiamo fatto questa mattina, io e Giorgia Meloni, andando al porto di Gioia Tauro. Vedete, noi sapevamo che il porto di Gioia Tauro era un progetto incompleto, che non è stato implementato, che non è stato aiutato dalla politica nazionale. Ma andando là, parlando con i sindacati, parlando con l'autorità portuale, abbiamo scoperto che è un progetto in pericolo, che rischia di chiudere, di finire dopo 20 anni, dopo 20 anni di un successo inaspettato. Perché accade questo? Accade questo perché la politica nazionale non è riuscita a fare alcune semplici operazioni. La prima, quella di chiedere l'autorizzazione a Bruxelles per l'aiuto di Stato e fare la zona franca. La seconda è quella di abbassare le tasse, come in tutta Europa, per quelle che sono le attività portuali. E la terza è quella di fare un piccolo collegamento ferroviario fra la rete ferroviaria calabrese e questo porto. Tre operazioni semplici che nessun governo, neanche gli ultimi, neanche il governo Renzi, è stato capace di aprire e di affrontare seriamente, con soldi già stanziati, con un percorso chiaro, con un progetto chiaro. Qua non si tratta di fare semplicemente dell'assistenzialismo, si tratta semplicemente di realizzare qualcosa che è nella potenzialità della Calabria. Bene, grazie, ecco qua è arrivata Giorgia Meloni, un applauso. E gli cedo rapidamente la parola perché deve correre verso l'aeroporto. Ecco, insomma, la dimostrazione è che anche quando nel mezzogiorno, anche quando in Calabria ci sono dei progetti che sono definiti, che sono fatti, che sono pronti, bene, questi progetti non vengono realizzati perché c'è quella distrazione rispetto al mezzogiorno che caratterizza anche questo governo. Fateci caso, Matteo Renzi parla di tutto nei suoi interventi, nelle sue eterne conferenze stampa, nelle sue slide, non parla mai di mezzogiorno, non parla mai delle regioni meridionali, non se ne accorge neppure. Allora noi di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che siamo una forza che crede nel valore della nazione, che crede nell'interesse nazionale, noi diciamo con chiarezza che dobbiamo vincere la battaglia dello sviluppo al mezzogiorno. Non ci sarà l'Italia, la nazione italiana, se il sud non sarà sviluppato quanto il nord. Questo è un messaggio che arriva forte e chiaro dal mezzogiorno d'Italia. E centrale in questo impegno è quello della Calabria. La Calabria è il vero snodo del mezzogiorno d'Italia. Se la Calabria riuscirà a valorizzare la sua identità, la sua storia, le sue prospettive, quella che è la radice profonda di questa regione, bene, potrà essere un grande ponte di apertura, di sviluppo e di cooperazione verso il Mediterraneo. Un Mediterraneo da cui oggi arriva soltanto l'immigrazione clandestina, l'immigrazione incontrollata, una realtà che sta devastando il nostro paese. Noi diciamo basta con i flussi migratori che stanno distruggendo ogni possibilità di distribuire il welfare al nostro paese. E allora io concludo dicendo questo: voi siete chiamati a rompere un incantesimo strano, perché se voi guardate i calabresi in tutto il mondo, in tutta Italia, vedete che hanno successo, arrivano ai primi posti anche a Roma, dove sono 400.000 i calabresi, sono ai primi posti nelle professioni, nelle imprese, nelle istituzioni. Solo qua in regione, solo qua dentro la vostra regione non si riesce a realizzare gli stessi successi. Allora io vi invito con un atto d'orgoglio, di coraggio, di grande intraprendenza, di rompere questo incantesimo, di riportare la Calabria verso lo sviluppo, di scegliere Vandaferro come candidato giovane, candidato che è in grado di rappresentare realmente questa regione, di aiutare i candidati di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale e di sapere che il nostro partito è quel partito di destra che vuole difendere l'Italia, che vuole difendere il Mezzogiorno d'Italia, che vuole dare una speranza al popolo italiano. Andiamo avanti fino alla nostra vittoria. Grazie. E adesso la parola al Presidente di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Giorgia Meloni.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui in questa chiusura di una campagna elettorale. Ormai da qualche giorno stiamo girando su tutto il territorio calabrese per cercare di raccontare la nostra idea del futuro di questa regione. Vedete, la Calabria è probabilmente la regione, l'ho detto più di un'occasione in questi giorni, che mi fa più arrabbiare. È probabilmente la regione d'Italia che ha la più ampia distanza tra la sua potenzialità e la sua ricchezza reale, tra quello che potrebbe essere e quello che è. E per questo è anche per noi una sfida straordinaria. Abbiamo viaggiato attraverso le varie province in questi giorni. Io la mattina amo fare footing, mi è capitato di correre sul lungomare di Reggio Calabria, di Crotone, piuttosto che a Vibo Valentia, sulla Marina. Sono scorci straordinari, sono migliaia di anni di storia. C'è in ogni piazza, in ogni comune, in ogni luogo un prodotto che esiste probabilmente solamente lì, come viene fatto da noi. C'è una identità sulla quale noi finora non abbiamo adeguatamente saputo investire, che può essere un volano di ricchezza straordinario. Ma c'è il tema dell'orgoglio a monte. L'idea è che alla Calabria, come complessivamente all'Italia, manchi la capacità di amarsi. Manchi la capacità di credere in se stessa, di capire il valore intrinseco che c'è nelle nostre terre. È il problema di tutta l'Italia, è il problema anche di una terra come questa. Perché ve lo dico? Lo dico perché le elezioni di domenica non sono un passaggio formale. Quando si vota, quando in Italia è ancora data la possibilità di votare, perché ve la stanno togliendo quasi dappertutto, quando si vota si ha la possibilità di decidere, di scegliere. Non lo date per scontato, perché hanno detto che abolivano le province, ma hanno tenuto le province e hanno abolito la vostra possibilità di scegliere i consiglieri provinciali. Dice che elimineranno il Senato, ma stanno mantenendo il Senato e elimineranno la possibilità degli italiani di scegliere i senatori. Il resto lo decide la Banca Centrale Europea, che non l'ha scelta nessuno, quindi la regione è una delle poche occasioni nelle quali voi potete scegliere. Scegliere tutto. Presidente, partito, il candidato all'interno della lista, quindi potete fare la differenza. Qual è il problema? Non sempre noi esercitiamo questo diritto, questo potere straordinario che ci dà la democrazia. Non sempre gli italiani scelgono di esercitarlo, si rifugiano spesso in quel qualunquismo che dice ma tanto non può cambiare niente, ma tanto sono tutti uguali, tanto i politici, come se i politici fossero verdi, come se venissero da un altro pianeta, come se appartenessero a un'altra categoria e non fossero piuttosto lo specchio della società che rappresentano. E quindi, come in tutte le categorie, anche nella politica ci sono ottime persone e pessime persone, ci sono i ladri e ci sono gli onesti. Il punto è che se noi non sappiamo distinguere i ladri dagli onesti, facciamo parte del problema e non della soluzione. Perché se vogliamo far parte della soluzione, noi dobbiamo distinguere chi ruba da chi non ruba, mandare avanti chi non ruba e bastonare chi ruba. Semplice. Bisogna esercitare la democrazia per fare questo, bisogna guardare alle storie dei movimenti politici, bisogna guardare ai loro programmi, bisogna guardare alla loro coerenza. Noi abbiamo scelto di candidare alla presidenza della regione una persona che si chiama Wanda Ferro, che voi conoscete, che ha alcune caratteristiche a mio avviso fondamentali per governare una regione come questa e forse qualunque altra. Wanda è una persona coerente. L'avete trovata sempre dalla stessa parte. Non l'avete trovata, come accade troppo spesso a certi politici, a sostenere con la stessa incredibile capacità di essere convincenti una tesi e il suo esatto contrario. Non è mai successo guardando a Wanda Ferro. Wanda è una persona concreta, è stata amministratore, si è già misurata con il governo di questo territorio, con risultati ottimi, se è vero come è vero che la sua credibilità è ancora molto alta. Wanda è una persona libera, libera dai condizionamenti. Condizionamenti dell''ndrangheta, condizionamenti dei partiti politici, dipende. Condizionamenti. Una persona che voglia davvero governare bene non deve essere disponibile a scendere a compromessi. Wanda è una donna e qui, anche se io
Chi mi conosce sa che non sono una grande appassionata tematiche di genere, intese come, no, le donne sono tutte più brave degli uomini, i giovani sono tutti più bravi degli anziani. No, penso che le persone vadano valutate complessivamente, però leggo le statistiche. E c'è una statistica molto interessante che dice che a parità di presenza nelle amministrazioni pubbliche, le donne coinvolte negli episodi di corruzione sono molte meno degli uomini. E allora mi piace l'idea di una Calabria che elegge una donna presidente della regione. Però noi dobbiamo sapere che questa è una cosa che si può fare. E torno al tema di prima. Delle volte sembra che noi ci facciamo dire che cosa dobbiamo votare dai sondaggi. Come se il risultato di domenica fosse un risultato già scritto. Un po' come quando dicono a me, vorrei tanto votarti, però non ti voto perché sei un piccolo partito. No, sono un piccolo partito perché tu non mi voti. Come se noi non ci rendessimo conto del potere che abbiamo di decidere noi. Non l'hanno già deciso Pagnoncelli, Bruno Vespa, il direttore del Corriere della Sera e tutti questi bei poteri che hanno un interesse a venderti qualcuno. Non l'hanno già deciso, sono gli italiani calabresi che decidono domenica quando s'aprono i seggi, si decide che cosa succede, può ancora cambiare tutto, però bisogna volerlo, bisogna voler dire che questa terra merita qualcosa di completamente diverso da quello che ha visto in questi anni, che merita qualcosa di completamente nuovo, che merita la capacità di far misurare movimenti politici che hanno dimostrato una coerenza, una voglia di costruire delle cose. E noi abbiamo alcune, diciamo, linee guida che sono abbastanza chiare, chi ci conosce lo sa. Vogliamo abbassare le tasse, una cosa banale. Abbassare le tasse in una nazione nella quale tutti ti fanno il gioco delle tre carte perché alla fine le tasse non le possono abbassare mai, perché hanno una spesa pubblica troppo ampia da coprire. Anche qui, perché qualche sprecuccio c'è anche da queste parti, probabilmente nella sanità qualche cosa si può razionalizzare, non tagliando sui posti letto, tagliando sulla differenza che c'è tra quanto costa una siringa in una regione e quanto costa in un'altra, perché se c'è una distanza ampia vuol dire che qualcuno quei soldi se li ruba e su quello che si rubano si può tagliare tanto, si può recuperare spesa pubblica e si può investire sulla qualità della sanità. Vorremmo tagliare le tasse un po' in modo diverso come fa Renzi. Io ho una grande simpatia per Matteo Renzi, lui è un grande prestigiatore, grandissimo. Ho detto in altre occasioni che a confronto delle conferenze stampa di Matteo Renzi, quelle di Vanna Marchi erano delle lectio magistralis. Lui è, l'abbiamo soprannominato, Matteo Donascimento. Adesso ha fatto questa legge di stabilità e ha detto il più grande taglio delle tasse degli ultimi anni. E noi abbiamo detto, te lo voto. Poi abbiamo letto la legge di stabilità. Aumenta la tassazione sul TFR, trattamento di fine rapporto, indipendentemente dal fatto che lo metti in busta paga, intanto la tassazione passa dall'11 al 17%. Aumenta la tassazione del 300% sulle partite IVA che guadagnano fino a 30.000 euro l'anno. Cioè non esattamente dei privilegiati di questa società, ve lo ricordate quando Renzi ha detto vogliamo aiutare le partite IVA? Perfetto, oggi le partite IVA che guadagnano fino a 30.000 euro l'anno hanno una tassazione agevolata pari al 5%, viene triplicata nella legge di stabilità. Aumenta la tassazione sui fondi della previdenza integrativa, ti tagliano la pensione integrativa. Perché ve lo ricordate che quando è entrato in vigore il sistema contributivo, lo Stato italiano ha detto guardate che siccome con questo sistema contributivo avrete delle pensioni indegne, fatevi una pensione integrativa, vi incentiviamo a fare una pensione integrativa. Oggi prendono e ti tagliano la pensione integrativa, perché le pensioni d'oro, quelle da botte di 90.000 euro al mese per le quali qualcuno non ha versato i contributi e che continua a prendere perché centinaia di migliaia di persone lavorano per pagare una pensione d'oro, quelle non si possono tagliare, così come noi avevamo proposto. Però le pensioni integrative di chi una pensione decente non ce l'avrà mai, quelle si possono tagliare. Aumenta la tassazione sulle polizze vita, non potete più neanche morire, perché se morite vi tassano, quindi state vivi, mi raccomando. E queste sono solo alcune delle tasse che sono inserite proprio nella legge. Poi ci sono le famose clausole di salvaguardia. Dice che sono le clausole di salvaguardia, ogni tanto lo sentite nei dibattiti televisivi. Le clausole di salvaguardia sono una cosa interessante che la politica si è inventata quando sta spendendo dei soldi che non ha.
e non vuole dire che aumenta le tasse. Per cui Renzi voleva confermare il bonus degli 80 euro, dice una grande operazione di equità. No, gli 80 euro sarebbero stati una grande operazione di equità se noi avessimo dato 80 euro a tutti gli italiani che campavano con fino a 1.500 euro al mese. Invece noi agli autonomi, ai professionisti, agli incapienti, ai disoccupati, ai pensionati, a tutti questi milioni di italiani che magari campano con 500 euro al mese come pensionati minimi, gli 80 euro non glieli abbiamo dati. Però le tasse aumenteranno per tutti. Perché per coprire quei soldi, siccome le coperture Renzi se le inventa, poi ai piedi della legge scrive questa cosina che dice: se le coperture che mi sono inventato non sono giuste, scattano aumenti di tasse automatici. L'IVA, che oggi è al 22%, arriva al 25,5%. Per tutti, eh? L'IVA agevolata del 10% arriva al 13%. Aumenta l'accisa sulle benzine, una specie di bancomat per i governi degli ultimi anni, come se quando tu aumenti la benzina stessi colpendo, che ne so, la famiglia ricca che se ne va in vacanza nel fine settimana. Ma vaglielo a raccontare a un agricoltore, a qualcuno che deve vendere i suoi prodotti su tutto il territorio nazionale o magari fuori dai confini nazionali, in un'Italia nella quale il trasporto cammina quasi esclusivamente su gomma, quanto incide l'aumento del prezzo della benzina. Il gasolio agricolo arriva al 26,5%. Il più grande taglio delle tasse degli ultimi anni. Dice però ad alcuni gli do 80 euro, tieniteli, non li voglio. Se poi me ne devi togliere 160, non li voglio. E invece noi crediamo che per tagliare le tasse bisognerebbe banalmente mettere un tetto alle tasse in Costituzione, cioè fare una norma che imponga alla politica di tagliare la spesa pubblica. Perché si può tagliare nella spesa pubblica, si possono tagliare i privilegi, si possono tagliare gli sprechi, si può tagliare tutto quel sottobosco che la politica ha prodotto di moltiplicazione di enti inutili che servivano solamente a piazzare gli amici degli amici, si può fare se c'è una norma costituzionale che lo imponga. Vogliamo parlare di lavoro, adesso si discute alla Camera il Jobs Act, perché quello Renzi ha visto un sacco di film americani, a lui piacciono tanto. Ogni tanto quella si è vestita come la moglie di Obama quando ha vinto, quando il suo marito ha vinto, è diventato sindaco. Sono tutti. Sono così, a loro gli piacciono un po' gli americani, si mettono il cappello da cowboy, si divertono. Jobs Act sono delle norme di modifica al mercato del lavoro. Si chiama riforma del lavoro nella nostra splendida lingua che tutto spiega e tutto racconta. E noi abbiamo presentato degli emendamenti a questo Jobs Act per tentare di renderlo un tantino più concreto, perché questo Jobs Act, come l'ha fatto Renzi, in realtà non prevede assolutamente nulla, ovvero noi scopriremo forse fra 2 anni che cosa prevede quando usciranno i decreti delegati. Abbiamo fatto un emendamento per chiedere la totale detassazione, decontribuzione dei nuovi, della maggiore occupazione, del nuovo lavoro. Se io ho 10 dipendenti e scelgo invece di licenziare di assumere l'11esimo, su quell'11esimo pago 0 contributi, 0. Salario minimo a 1000 euro, costo complessivo per il datore di lavoro 1250 euro. Sapete qual è la cosa straordinaria di questa proposta? Che costa 0 allo Stato, perché ha un moltiplicatore di nuovi posti di lavoro talmente alto da produrre nuova ricchezza che si trasforma in nuove tasse che vengono pagate allo Stato, e quelle nuove tasse coprono l'assenza dei contributi versati dai nuovi contratti di lavoro. Abbiamo fatto una proposta molto concreta, eh? Si calcola fino a 800.000 nuovi posti di lavoro, non sono calcoli che ha fatto Giorgia Meloni, sono calcoli che ha fatto l'Union Camere insieme a Luca Ricolfi, a una serie di economisti, di studiosi, si calcola 800.000 posti di lavoro per un provvedimento che si può reiterare tutti gli anni, lo possiamo fare per sempre, perché costa zero. Non si è neanche potuto discutere in Commissione Lavoro della Camera, perché loro sono arrivati e hanno detto: questa è la nostra legge, se vi sta bene così, se no niente, tanto noi mettiamo la fiducia e andiamo avanti da soli. Però a noi piacerebbe parlare di lavoro, ci piacerebbe parlare di come si ricostruisce lavoro in una terra come questa, che deve saper investire sulla sua forza, sulla sua identità, lo dicevo in apertura, io dico sempre: noi dobbiamo investire su tutto quello che i cinesi non ci potranno copiare mai, e ne abbiamo di storia, di identità, di prodotti, di conoscenza, di artigianato su cui investire. Certo,
bisogna avere il coraggio di spendere le risorse sulle cose importanti, bisogna avere il coraggio di non buttare al macero le nostre vocazioni. Gianni Alemanno, che ringrazio perché sono tanti giorni che qui in Calabria a fare la campagna elettorale, ci sta dando una grande mano. Gianni Alemanno parlava prima del giro che abbiamo fatto stamattina al porto di Gioia Tauro. Insomma, una bella storia per un territorio come questo. Un porto che rappresenta una eccellenza assoluta non per la Calabria ma per l'Italia intera, totalmente abbandonato dallo Stato italiano, dalla politica italiana, dalle ferrovie dello Stato, da tutti, come se non interessasse una ricchezza che se domani dovesse chiudere non verrebbe recuperata da un altro porto italiano, verrebbe recuperata da un altro porto del Mediterraneo. Se noi non difendiamo il porto di Gioia Tauro, quella ricchezza va a finire in Egitto. E perché lo Stato italiano non se ne rende conto? Perché la zona franca e tutti gli altri progetti che ci sono, l'accordo di programma quadro, perché il ZES, perché non si riescono a portare a casa? Perché ci sono delle terre che si sceglie di abbandonare. Ferrovie dice, vabbè, ma insomma, che lo faccio a fare di portare l'alta velocità in Calabria? In Calabria ci sono 2 milioni di persone, Tuccio, che ci facciamo? Come se potesse ragionare così un ente il cui bilancio viene approvato dallo Stato italiano, quindi sarà casomai lo Stato italiano a decidere che cosa conviene, e quello che conviene a noi è quello che difende il nostro interesse nazionale. È quello che produce ricchezza sul territorio, non è quello che difende l'interesse delle ferrovie. Sono battaglie che ci piacerebbe fare, che la politica dovrebbe fare, soprattutto su questo territorio. Forse anche le classi dirigenti che ci sono state finora non hanno saputo sbattere abbastanza i pugni sul tavolo. Ci siamo presi degli impegni con i sindacati, con la società, con l'autorità portuale, con tutti. Stamattina vogliamo provare a dare una mano sul porto di Gioia Tauro, e ci sono tante altre questioni delle quali vogliamo occuparci e ci stiamo occupando. Stamattina presto siamo stati alla capitaneria di porto di Vibo da Valentia, un'altra grande eccellenza in un territorio nel quale solo nell'ultimo mese sono arrivati 2000 clandestini, perché anche questa vicenda della gestione del fenomeno dell'immigrazione non è esattamente geniale tra i governi di centrosinistra. Fino a ieri in Italia vigevano le stesse regole che vigono ovunque nel mondo. Puoi entrare in Italia solo se hai un permesso di soggiorno. Per avere un permesso di soggiorno devi dimostrare che ti puoi mantenere in condizioni dignitose. Se entri in Italia illegalmente commetti reato e vieni espulso. È quello che si dice in tutto il mondo, è quello che succede in tutto il mondo, non da noi. Perché noi abbiamo deciso invece di fare una politica dicendo: ma no, venite tutti da noi, quanti siete? 800 milioni? Venite tutti da noi, ci occuperemo di voi. Piccolo particolare, non era possibile. E quindi da Rosarno fino a Tor Sapienza noi stiamo solamente producendo degrado, marginalità sociale, povertà. E quelli che lo difendono, quelli che difendono questa idea assurda, astrusa del concetto di solidarietà, sono quelli che poi vivono non a Tor Sapienza, parlando di Roma, ma ai Varioli, dove gli unici immigrati che vedi sono il tuo giardiniere o la tua colf. Perché l'immigrazione incontrollata colpisce le fasce deboli della società, non quelle ricche. Perché l'immigrazione incontrollata viene usata dal grande capitale per rivedere al ribasso i diritti e i salari dei lavoratori italiani. Non è vero che ci sono lavori che gli italiani non vogliono più fare, ci sono lavori che gli italiani non farebbero a quelle condizioni. Ma gli italiani vengono ricattati dalla presenza degli immigrati che sono disponibili a farli a quelle condizioni. E quindi il lavoro si toglie a quelli che stanno più in difficoltà, perché il tema dei servizi sociali, delle case popolari, dell'accesso agli asili nido, noi abbiamo una proposta molto semplice: la percentuale di servizi sociali da dedicare all'immigrazione deve essere pari alla percentuale di immigrazione regolare in rapporto alla popolazione italiana. Se l'immigrazione regolare è all'8%, al 10%, al 12%, dipende dalle regioni, l'8, il 10 o il 12% delle case popolari sarà riservato agli immigrati e il resto agli italiani. Dice: ma è una discriminazione? No, la discriminazione c'è oggi, che gli italiani sono il 92% della popolazione e se va bene prendono il 40% delle case popolari. Vorremmo occuparci anche dei tanti disperati italiani dei quali nessuno si occupa, non per non occuparci degli immigrati, ma perché dei richiedenti asilo e dei rifugiati si occupi l'Europa.
che ne è competente e responsabile. Il fenomeno non è un fenomeno nazionale, il fenomeno è un fenomeno continentale e va affrontato sul piano continentale, e l'Europa non può dire bisogna occuparsi dei richiedenti asilo ma ve li tenete in Italia perché noi chiudiamo le frontiere. Non si può fare, non si può fare che ci carichiamo noi i costi, perché sono soldi che non abbiamo, banalmente. Non vi fate dire il contrario. Nelle ultime 3 settimane il governo ha fatto 2 provvedimenti, decreto stati più 62 milioni di euro per l'accoglienza agli immigrati, legge di stabilità meno 100 milioni di euro per il fondo delle non autosufficienze, quello con il quale si finanziano i provvedimenti per i disabili gravi e gravissimi. Perché questa è un po' l'idea della solidarietà di alcuni: se sei un immigrato ti sono solidale, se sei italiano e disabile gravissimo di te non me ne frega niente. Eh no. Risorse da spendere in campagna elettorale, i nostri candidati, faccio un grande in bocca al lupo, lo sanno. Non abbiamo lobby alle nostre spalle, non siamo grandi amici di quelli che contano, perché ci piace fare un po' i fustigatori di certe lobby e di certi interessi. Non abbiamo quotidiani di famiglia, non abbiamo occupato i vertici della RAI, non ci abbiamo niente. Noi siamo un movimento che ha però la presunzione di avere alle proprie spalle il più forte potere di tutti. A me dicono sempre, ma voi non c'avete i poteri forti alle vostre spalle, no? Noi puntiamo ad avere alle nostre spalle il potere più forte di tutti, che sono gli italiani. Se gli italiani decidono di tornare a esercitare la democrazia e di non farsi dire che cosa devono fare, che cosa devono votare da quelli che usano il loro voto per fare gli interessi di qualche oligarchia. Siete voi che decidete del futuro della vostra terra e della nostra terra nei prossimi 5 anni, ma bisogna avere il coraggio di cambiare. Bisogna avere la mente libera dai condizionamenti. Non è vero che siamo spacciati, non è vero che l'Italia è finita, non è vero che la Calabria non può risollevarsi. L'ho detto anche questo in più di un'occasione: non è che noi abbiamo una condizione economica molto diversa da quella che i nostri nonni hanno incontrato nel secondo dopoguerra. Però quella generazione lì ha costruito il boom economico degli anni 60. Loro avevano una cosa che non abbiamo più noi: l'entusiasmo, crederci, credere che le cose possono cambiare, che il futuro lo costruisci con le tue mani, che dipende da te, da come vorrai rimboccarti le maniche, da come ti prendi mano nella mano con il tuo popolo, con la tua gente. Questo è il tempo in cui quelli che secondo me sono ancora una stragrande maggioranza, che sono persone oneste, che non cercano scorciatoie, che non contravvengono alle regole, quelli che amano la loro terra, possono decidere di isolare i parassiti, quelli che invece fanno solo il loro interesse contro i bisogni di tutti gli altri. Dipende da come noi viviamo questi giorni che ci separano, non alla fine della campagna elettorale stasera, perché non finisce mica stasera la campagna elettorale, i comizi non si possono fare domani, ma le telefonate sì. La campagna elettorale finisce quando si chiudono i seggi, e da adesso a domenica sera noi possiamo ancora fare completamente la differenza. Dipende se lo vogliamo oppure no. Diceva un mio amico, e chiudo davvero, la certezza della vittoria dipende dalla volontà di chi intende conseguirla. Se noi vogliamo qualcosa, quel qualcosa accade. Grazie, in bocca al lupo.